una volta la pace sociale tra sindacati ed Enel. Tra il 24 febbraio e il 24 marzo le organizzazioni sindacali hanno promosso una serie di iniziative di protesta che culmineranno nello sciopero generale per protestare contro il piano triennale di investimenti della SPA, giudicato assolutamente insufficiente e privo di risposte concrete per quanto riguarda il post carbone. Stato di agitazione permanente con astensione dal lavoro straordinario per un mese consecutivo e sciopero generale di tutti i dipendenti del gruppo nella giornata del 4 marzo. Le organizzazioni sindacali di settore hanno deciso di usare il pugno duro nei confronti di Enel SPA. Alla luce dell'esito negativo dell'incontro di raffreddamento e conciliazione svoltosi nei giorni scorsi presso la Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Filcem, CGL, Fly e CISL e Wiltec Will hanno deciso di passare alle azioni di forza. In una lettera inviata alla stessa SPA a tre ministeri, Lavoro, Imprese e Made in Italy, Ambiente e Sicurezza Energetica, alla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, a Elettricità Futura e a Terna, hanno comunicato in che modo intendono articolare la loro protesta nei confronti del piano triennale di Enel, giudicato assolutamente insufficiente. I lavoratori del gruppo si asterranno dalle prestazioni di lavoro straordinario programmabile, dagli spostamenti di orario e dalle prestazioni di ore viaggio eccedenti in normale carico di lavoro dal 24 febbraio al 24 marzo. Inoltre è stato deciso uno sciopero generale di 24 ore del personale giornaliero e per un intero turno di lavoro del personale turnista e semiturnista addetti agli impianti di produzione termoelettrica, le cui date saranno comunicate nel rispetto dei termini di preavviso. Infine, per tutti gli altri lavoratori del gruppo è stato indetto uno sciopero generale per l'intera giornata lavorativa del 4 marzo. Le tre organizzazioni sindacali di categoria spiegano che il personale turnista e semiturnista parteciperà allo sciopero in ognuno dei turni continui avvicendati, le cui prestazioni ricadano in tutto o in parte nella giornata di sciopero. Insomma, l'avvertenza dei dipendenti Enel si inasprisce e tutto lascia ritenere che, perdurando l'attuale situazione, il mese di protesta deciso dal 24 febbraio al 24 marzo sarà solo il primo di una lunga serie. Fa discutere negli ambienti politici e non solo il decreto firmato nei giorni scorsi dal sindaco tedesco che nomina il nuovo responsabile dell'ufficio urbanistico. Una nomina che non riguarda un tecnico di una materia da sempre giudicata molto complessa e delicata e che soprattutto avrà una durata brevissima. Scadrà infatti al termine della legislatura di Palazzo del Pincio, quindi tra poco più di tre mesi. Dal Pincio a Parco della Resistenza, sede dell'ufficio urbanistico, da ieri non si parla d'altro e con motivazioni diverse. Non si parla d'altro che del decreto firmato martedì scorso dal sindaco Ernesto Tedesco con cui si nomina, sulla base dell'articolo 110,2 del testo unico degli enti locali, il dirigente che dovrà occuparsi di demanio, edilizia pubblica e privata, decoro urbano, valorizzazione del patrimonio comunale e rapporti con le ferrovie. Insomma, il ruolo che per anni aveva svolto il compianto Mauro Nunzi. Se ne parla e oltretutto non solo da ieri, visto che la vicenda, come avrebbe scritto De André, vola veloce di bocca in bocca per diverse ragioni. La prima e forse la più importante riguarda il limite temporale del provvedimento. All'articolo 1 del decreto si legge infatti che l'incarico di dirigente decorre dalla data di sottoscrizione del contratto stesso e fino al termine del mandato elettivo del sindaco pro tempore. Ciò sta a significare che il soggetto, anzi la soggetta, visto che si tratta di una signora, designato resterà alla guida dell'ufficio urbanistico per poco più di tre mesi. E qui sorge spontanea la domanda: che senso ha affidare un incarico per un trimestre, oltretutto su una materia così delicata? Tra l'altro, contrariamente a quanto era avvenuto nel caso di Nunzi e di altri che in passato hanno ricoperto il ruolo, non ci si trova di fronte a un ingegnere, un architetto e quindi a un esperto della materia. La nuova responsabile dell'ufficio urbanistico, infatti già alle dipendenze del comune di Civitavecchia, ha sempre ricoperto un ruolo nell'ambito amministrativo e non in quello tecnico. Come farà in soli tre mesi, ci si chiede, a districarsi in una materia complessa e per alcuni versi pericolosa e a rischio abuso d'ufficio come l'urbanistica? E qui, stando alle chiacchiere che sia al Pincio che al Parco della Resistenza fioccano come la neve su Civitavecchia del 26 febbraio 2018, arriva la risposta ai diversi quesiti posti.
Il decreto sarebbe, né più e né meno, un segnale di grande affetto e considerazione che il primo cittadino avrebbe voluto inviare ad esponenti locali della Lega, grandi sponsor dell'operazione, alla vigilia di un momento solenne. Magari le chiacchiere saranno pure strumentali e non tali da confermare la teoria andreottiana del pensar male è peccato, ma spesso ci si indovina. Ma al di là di tutto, quel decreto fa davvero acqua da tutte le parti e risulta anche irrispettoso nei confronti dei cittadini, arrivando nel momento in cui, non più di una settimana fa, il Comune ha annunciato il possibile incremento delle tasse locali per far fronte ai mancati introiti di Enel. L'assessore ai servizi sociali Deborah Zacchei informa che l'amministrazione comunale di Civitavecchia ha approvato un avviso pubblico finalizzato all'individuazione dei beneficiari di contributi a parziale copertura del costo di frequenza ai centri estivi 2023, riservato a nuclei familiari in possesso di ISEE non superiore ai 25.000 euro. Il modulo per inoltrare la domanda e i requisiti di accesso sono disponibili sul sito istituzionale alle pagine Informa Comune e Avvisi Pubblici. Per la presentazione della domanda sarà necessario essere in possesso dello SPID o del CIE. Le domande possono essere inoltrate a partire da lunedì e fino al 20 marzo, entro e non oltre le ore 12. Dovrebbero iniziare nel giro di qualche settimana i tanto attesi lavori di ricostruzione del palagrammatico a San Liborio. Ad annunciarlo è il delegato allo sport, Matteo Iacomelli, che si augura un iter spedito dopo aver ottemperato all'invio di tutti i documenti necessari per cominciare con gli interventi nell'impianto, che sarà polivalente ma soprattutto utilizzato per la pallamano. Abbiamo inviato tutte le integrazioni richieste al genio civile, afferma il delegato allo sport Matteo Iacomelli. Le ultime erano per i carotaggi eseguiti il 4 gennaio. Lunedì sono arrivate le relazioni del laboratorio. L'ufficio le ha prontamente inviate agli architetti progettisti e quindi anche al genio civile. Incrociamo le dita per un parere positivo per la possibilità a costruire. Nel frattempo stiamo ultimando il contratto da far firmare alla ditta che si occuperà dei lavori, così da cantierizzare l'area. Si prevede un mese di smantellamento per poi iniziare la costruzione vera e propria, spero a fine mese o i primi di marzo. Ludovica Legittimo si sta godendo un altro successo internazionale, l'argento vinto agli Europei Junior in Georgia. La talentuosissima civitavecchiese, in forza alla Nazionale Juniores e allo Shirai San Valentino, è arrivata seconda nella categoria 48 kg Junior. Ma c'è tanto rammarico per aver perso la finale per il verdetto arbitrale. Sentiamola nell'intervista. Ludovica Legittimo, celebriamo questo argento che hai vinto agli Europei in Georgia, un altro grande risultato per quanto ti riguarda, quindi immagino un'altra soddisfazione per questo successo. Sono tornata a casa con il sorriso, anche se un po' di amaro c'è stato, è rimasto una finale un po' buttata per me, perché sono stata fregata dall'ansia, dall'agitazione, dalla tensione di dover comunque difendere il titolo dell'anno scorso. Hai lottato contro la tua avversaria svedese in un confronto sicuramente molto difficile, 0-0 poi all'ultima errata la decisione arbitrale, però comunque sia fino all'ultimo ci sei stata. Conoscevo l'avversaria, sapevo che era forte, però comunque non mi aspettavo di finire il combattimento sullo 0-0 all'Antei, quindi poi è stato il giudizio arbitrale a farmi fuori. E prima è arrivata una semifinale molto combattuta contro la l'atleta turca, quindi hai dovuto fare tutte le armi per poter importi e conquistare la finale. Le eliminatorie le ho gestite diversamente, infatti secondo me la turca che ho battuto in semifinale sul 3-0 è molto più brava della svedese, me la potevo giocare meglio. Ludovica, com'è rimanere a livelli così alti per tutto questo tempo, ormai qualche anno che praticamente ogni evento riesci ad arrivare sempre tra le migliori? È difficile, ci sono tante difficoltà, come fai per rimanere in questa situazione? Mi alleno sempre, quasi ogni giorno, a volte faccio anche doppio allenamento e certo faccio un sacco di sacrifici. Abbiamo visto nei ragazzi più piccoli, i bambini della Mabuni, quindi com'è rimanere sempre vicino a loro, dare magari qualche insegnamento, rivedere la Ludovica che è la partita, che per adesso invece è arrivata ad alti livelli? Beh sì, mi piace sempre venire qui in palestra ad aiutare mamma, la maestra, con gli atleti più piccoli, perché è proprio bello vederli crescere. Dedico questa vittoria, questa medaglia d'argento a tutta la mia famiglia, a tutti i miei amici, a tutti i compagni azzurri che mi hanno fatto sentire come a casa.
torna Gioca Gin questo fine settimana in ben 42 città italiane. Con l'UISP, movimenti sostenibili nei palazzetti dello sport, nelle scuole e nelle piazze di tutta Italia. La 36esima edizione della manifestazione si svolgerà anche a Civitavecchia. L'appuntamento sarà domenica al Palasport in Solera a Tamagnini, a partire dalle ore 10, per una giornata all'insegna del movimento equilibrato e green per tutte e per tutti, nel rispetto dei propri corpi e delle proprie vocazioni. Inoltre, nell'ottica della sostenibilità e della giustizia sociale, l'UISP attraverso Gioca Gin si impegna quest'anno al fianco di Libera nel percorso verso il 21 marzo per la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Non si è disputata la partita che avrebbe dovuto vedere il quartiere Campo Oro giocare sul campo dell'Amatori a Lumiere per il campionato di terza categoria. L'incontro è stato rinviato a data da destinarsi a causa delle cattive condizioni meteo che hanno reso impraticabile il terreno di gioco per l'intensa pioggia che si è abbattuta. Si tratta del secondo rinvio stagionale per l'11 di Fabio Secondino, dopo quello di dicembre col Tessennano.